presidente nazionale dell'Assonautica oggi a Foggia per parlare di questa iniziativa, di questo salone della nautica di Puglia. Ecco, innanzitutto io prima di parlare della nautica chiederei a quel punto che salute ha la nautica pugliese. La nautica pugliese paradossalmente rispetto alla situazione di carattere generale nazionale gode in questo momento di posizione di vantaggio. Abbiamo dei vantaggi competitivi che riguardano soprattutto il tessuto imprenditoriale, abbiamo un tessuto imprenditoriale di piccolissime aziende, di nicchia, di eccellenza, che in qualche maniera sul mercato globale sono riusciti a conquistarsi uno spazio e con la loro capacità, con la qualità produttiva e con la professionalità e soprattutto con i costi sicuramente più competitivi rispetto a quelle aree di produzione molto più famose, parlo della Toscana, del Veneto, della Lombardia, è riuscito in questi ultimi due anni a colmare alcuni gap importanti. È chiaro che c'è ancora molto da lavorare, c'è da soprattutto costruire una rete di imprenditori di qualità pugliesi ed è questa uno dei motivi per cui abbiamo in animo di avere questi appuntamenti proprio con gli imprenditori, con gli operatori del settore. Noi siamo molto attenti a tutto il sistema dell'economia del mare. Quando parliamo di economia del mare parliamo di sea economy, tutta la filiera per noi è importante come sistema camerale e come sonore. Il 29 maggio allora si apre a Brindisi questo salone, che cosa sarà per il pubblico, quali saranno le iniziative messe in campo? Intanto le iniziative sono moltissime, quest'anno rispetto agli altri anni si è provato a dare un taglio più generalizzato, non si tratta di un salone della nautica, ma piuttosto di un salone del mare, della filiera mare, quindi dell'economia del mare. Verrà svolto direttamente sul lungomare della città, quindi diventa un evento che appartiene alla città, sul lungomare che è stato appena restaurato, ristrutturato e rivitalizzato. L'ingresso sarà gratuito. All'Atere sono previste una serie di incontri tematici durante i quali si farà il punto della situazione dell'economia del mare e soprattutto come Assonautica e come distretto regionale della nautica stiamo organizzando dei workshop, dei B2B con compratori, buyer e giornalisti dell'altra sponda dell'Adriatico. La macro regionale adriatica è ormai una realtà che è sotto gli occhi di tutti, il sistema camerale è molto attivo nell'ambito della macro regione. Noi insieme a Bari, Foggia e Salento, Pescara, Ancona, Pesaro fino ad arrivare a Trieste abbiamo un grosso forum che teniamo due volte l'anno insieme a tutti i paesi transfrontalieri partendo dalla Slovenia, Croazia e arrivando fino alla Grecia, la Grecia Ionica. Durante il salone ci saranno degli incontri dei B2B con operatori non soltanto adriatici e quindi Albania, Slovenia, Montenegro, Croazia e Grecia, ma la novità quest'anno è anche un B2B dedicato agli operatori turchi. Abbiamo già un accordo di cooperazione internazionale che la Sonautica Puglia, che è il braccio operativo della Union Camere Puglia, ha con il Marina di Bodrum e con la Camera di Commercio italiana a Istanbul e la Camera di Commercio di Gebze, che è la zona industriale di Istanbul. Stiamo facendo lo screening delle aziende che sono interessate a quel tipo di mercato e su la novità dei giorni del salone sarà proprio un incontro operativo e un workshop con gli operatori turchi. Presidente Zanasi, allora la provincia di Foggia è interessatissima a questo argomento, è la maniera per fare sempre più turismo, cavallo di battaglia per quest'ente provincia. E poi soprattutto ecco questo accordo con quella che è la Camera di Commercio, poi Brindisi, la nautica è importante, sappiamo che lei è anche un diportista, quindi è una pietra in più da lanciare in uno stagno, quindi ancora una volta uno sviluppo in più per la nostra allora provincia. Permettetemi prima di tutto di ringraziare la presenza del Presidente Nazionale di Assonautica, nonché Presidente della Camera di Commercio di Brindisi, ed è stato un piacere che oggi sia venuto qui a questo incontro, quindi lo ringrazio particolarmente. Ma poi abbiamo questo respiro nazionale che diventa importantissimo, in un momento in cui questo settore è un settore che lamenta delle difficoltà enormi.
Allora questa joint venture forte che si vuole mettere in azione è di non perdere questo tessuto made in Italy molto forte, molto artigianale, molto competitivo che oggi si va sviluppando. Il Presidente non ha detto, ma lo ricordo perché lui è un grande sponsor della Prince Corpù, che è una legata ormai che è ascrivibile a livello internazionale e che ci pone all'attenzione generale. Io sono convinto che questa volta dalla Puglia nascerà veramente lo stimolo forte per tutta l'Italia, ecco, voglio dire, una volta tanto sentiamoci protagonisti e non già attori secondari, attraverso il Presidente Marcarne, proprio di un'iniziativa forte in un settore che rappresenta in questo momento la possibilità di risorgere da ceneri incredibili. E allora questa possibilità di avere la Croazia, la Grecia, la Turchia in unico bacino mediterraneo importante ci mette nelle condizioni di guardare in grande. Il prossimo salone di Brindisi forse vedrà anche la partecipazione di un settore che abbiamo appena intercettato, il settore dell'apidio, che sarà presente, quindi non si parlerà soltanto di mare, ma si parla di sistema Puglia in assoluto.